La dinastia d'Asburgo, di cui si parlerà nella puntata odierna di Ulisse, è una delle più importanti ed antiche famiglie reali e imperiali d'Europa. I suoi membri sono stati per secoli imperatori del Sacro Romano Impero, governando anche nei regni di Spagna e re del Portogallo oltre che nell'impero austro-ungarico. Eredi dell'uno o dell'altra ramo si sono uniti in matrimonio a gran parte delle casate regnanti, come nel caso di Maria Antonietta di Francia, figlia dell'imperatrice d'Austria Maria Teresa. Il nome Asburgo deriva dalla Bitzburg, castello situato nell'omonimo comune del cantone svizzero di Argovia, sulle sponde del fiume Aero. Proprio la Rocca dell'Astore sarebbe la sede originaria della dinastia Asburgo. Nel 1273 Rodolfo I guadagnò la dignità imperiale, ottenendo l'Austria, la Stiria e la Carniola. Da allora, il casato riuscì a rafforzare i propri doni, dividendosi in due linee ereditarie. Ulisse e i grandi nomi della dinastia. L'imperatore del Sacro Romano Impero Massimiliano I, 1493-1519, diede il via ad una serie di matrimoni che rafforzarono la dinastia d'Asburgo, rendendola la più importante famiglia nobiliare d'Europa. Le nozze con Maria di Borgogna, erede dei possedimenti borgognoni, e quelle del figlio Filippo il Bello con Giovanna la Pazza, erede di Castiglia e Aragona, permisero al primogenito, futuro Carlo V, di ereditare il più vasto impero della terra, comprendente anche le colonie del Nuovo Mondo. Il fratello di Carlo V, Ferdinando I, sposò nel 1521 Anna Giagellona, erede di Boemia e Ungheria. Il ramo spagnolo, così chiamato per differenziarlo da quello austriaco, si concluse con la guerra di successione spagnola nel 1740 che sancì anche il crollo totale della potenza iberica nel Nuovo Mondo. Di maggiore durata fu il ramo austriaco della famiglia che proseguì fino alla caduta dell'impero austro-ungarico nel 1818, al termine della Prima Guerra Mondiale. La caduta di Francesco Giuseppe. Il ramo austriaco della famiglia ebbe inizio nel 1521 con il Trattato di Worms, che stipulava la suddivisione dei domini asburgici tra i due eredi, a Ferdinando I fu concesso il regno dell'Austria, mentre Carlo V, il fratello maggiore, avrebbe ottenuto tutti i territori rimanenti. Nel 1736 la dinastia si arricchì di prestigio grazie al matrimonio tra Maria Teresa d'Asburgo e Francesco Stefano di Lorena, che nel 1737 diventò Granduca di Toscana. Maria Teresa si occupò principalmente della politica interna e migliorò quasi tutti gli organi statali facendo tornare l'Austria tra le grandi potenze europee. Ne seguì un periodo di contrasti in tutta Europa, che sfociarono con la Rivoluzione francese e poi l'impero napoleonico, e che portarono alla Restaurazione, prima, e alla salita di Francesco Giuseppe, poi. Quest'ultimo, che rese Vienna una delle più belle città al mondo, attraversò le guerre d'indipendenza italiana e la guerra austro-prussiana, fino ad arrivare alla Prima Guerra Mondiale. La sconfitta causò lo smembramento dell'impero austro-ungarico e la definitiva caduta degli Asburgo. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.